scrivetemi in un commento qua sotto se avete letto, se dovrete leggere dei libri. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia e questo è il mio canale. Non so se sentite il rumore di sottofondo, spero di no, però sono gli elettrodomestici che fanno un rumore, ok? E mi sa che tra un po' accenderò il condizionatore perché sto morendo di caldo. Mi sto sciogliendo, comunque. Adesso accendo il condizionatore, non fa niente. Ok, già solo a sentire il rumore del condizionatore mi sento meglio. Comunque stavo dicendo che è il 13 luglio, domani è luglio, agosto. Domani è Ferragosto. No, domani non è Ferragosto, è il 15 Ferragosto, però da noi si festeggia il 14 con gli amici, tipo. E io sono qui a farvi il video su cosa leggere nel periodo estivo, più che altro ormai nell'ultimo mese d'estate. Basta, ho deciso di soffrire, sto dicendo che sto soffrire e soffrirò. Quindi cominciamo subito col video perché adesso una cosa sto facendo l'aria perché se no mi sciolgo. Allora, i libri di cui vi parlerò oggi sono comunque delle letture, secondo me, non dico che sono letture estive, sono letture che a me sono particolarmente piaciute o che secondo me sono particolarmente interessanti a leggere, però le ho divise in due categorie perché si sa, nel mondo esistono due categorie, quelli che l'estate leggono libri non stupidi, non frivoli, però piccoli o comunque che non parlano di temi, non so quali temi. Però, e poi ci sono anche quelli che però tipo me, che d'estate punta ai libroni tanti. Quindi inizierei con i libri, o libroni tanti oppure anche li chiamo libri impegnativi, perché ci sono anche libri più piccoli che però richiedono molto tempo per leggerli, sia perché trattano i temi importanti, sia perché sono proprio lenti da leggere. Iniziamo con i libri importanti, diciamo, non importanti, però con i libri pesanti. Il primo libro di cui vi parlerò è quello che sto leggendo al momento. Dite, ma non l'hai ancora finito, come fai a consigliarmelo? Sì, è bello, ve lo dico io. Avevo letto un altro dei suoi libri, di cui adesso vi parlerò, e quindi vi consiglio di leggere anche questo. Si chiama Il labirinto degli spiriti, è un libro impegnativo perché ha 1118 pagine, questo qua è il formato tascabile, diciamo, perché è più piccolo. Ci vuole forza. Il secondo libro impegnativo è questo qua, che è Come leopardi può salvarti la vita, oppure L'arte di essere fragili, di Alessandro Davenia. Questo libro è un libro pesante, ve lo dico da adesso, è cortissimo. È poco più di 200 pagine, proprio poco più di 200 pagine, tipo infatti 207 pagine all'incirca, però è pesante, davvero è pesante. Ad esempio, tipo, io ho provato a leggerlo per ben due volte, mi sono fermata a metà, l'ho prestato al mio fidanzato, è arrivato a metà, quindi ci vuole coraggio per leggerlo. La terza lettura, diciamo, impegnativa è L'ombra del vento, che è sempre dello stesso scrittore del labirinto degli spiriti, appunto, ho parlato di questo libro qua, di Carlos Ruiz Zafón. Però è molto più corto, però secondo me è un libro che va letto bene perché ti cambia la vita, cioè almeno me l'ha fatto, c'è uno che mi ha cambiato la vita, però davvero mi ha fatto emozionare. Pensate che appunto l'avevo detto, mi sono messa a piangere, però l'ho finito leggendo queste parole qua, vabbè che non troverò mai. Comunque indossava un abito color avorio e nel suo sguardo c'era tutto il mondo. Gli ultimi due libri impegnativi sono questo qua, che io avevo letto appunto in estate, Il profumo della rosa di mezzanotte, che mi sembra che, anzi, di 600 pagine è poco, quindi 620, 610, no, 610 pagine, e vi consiglio di leggerlo perché anche questo qua è un libro che vi cambia assolutamente l'esistenza. E queste 610 pagine io le ho finite in 4 giorni, quindi fidatevi, state tranquilli che potete farlo anche voi. E poi è davvero, è stato uno dei miei libri preferiti, mentre suona il citofono, è stato uno dei miei libri preferiti per anni. Adesso penso che ha rubato al suo posto L'ombra del vento, però non ne sono sicura. Dovrei rileggerlo, perché si sa, quando i libri si dimenticano, si leggono quelli nuovi, poi cambia tutto. L'ultimo libro della serie, diciamo, impegnativi è Orgoglio e pregiudizio. È un libro abbastanza corto, però essendo appunto un ambiente non usuale, c'è da stare attenti un po' di più, soprattutto sulle vicende che accadono, perché così ti sfuggono cose e ti perdi. Però sì, è un libro che secondo me, anche come mentalità, deve essere letto con tranquillità, si spiaggia, si tutto, però deve sia avere la concentrazione. Non è un libro che tu leggi così una pagina al giorno, perché non ricordi più nulla, non capisci più nulla proprio della vita. Adesso passiamo ai libri un po' più alla mano, facili da leggere, letture veloci, diciamo. Inizierei con, secondo me, il top come lettura veloce, però è stata talmente veloce che io non l'ho letto, cioè sono arrivata a tipo metà, però io non sono una persona da letture veloce, ve lo dico da adesso.
Cioè, prima sì, ma adesso no. Infatti, proprio non ci ho fatto leggere perché non mi ispirava. Perché erano, sono semplicemente 5 storie d'amore per un'estate romantica, sexy e divertente. Però sono appunto 5 storie d'amore scritte da 5 autrici diversi, autrici diverse. E io l'avevo comprato solo per la storia di Anna Premoli, perché in quel periodo ero molto fissata, perché avevo comprato moltissimi libri di questa autrice. Però il punto è che io in quel periodo ero una giovincella che come dire, pensavo solo all'amore. Infatti tutti i libri frivoli che ho letto nella mia esistenza sono le storie d'amore, romanzi o di Anna Premoli o di altre, comunque sì, brave scrittrici, sì e tutto, però poi alla fine cosa ti rimaneva? Nulla. Perché non andava ad ampliare il tuo pensiero, un romanzo dove questi due si mettono insieme, si baciano, si corteggiano, sposano, fanno i figli. Io sono a periodi, in questo periodo i romanzi proprio, cioè sì, leggo i romanzi, però non i romanzi d'amore, tipo dove la base, diciamo, dove tutto gira intorno a questi due che si mettono insieme, no, no. I prossimi due libri, diciamo, così facili da leggere, troviamo un termine. Le prossime letture veloci sono questa qua di Patricia Mer, La mia eccezione sei tu, che anche questo è sempre basato su una storia d'amore. Quindi sì, io l'ho letto, mi è piaciuto un sacco, me l'ha portato mia sorella da una vacanza, mi sembra, non so dove era andata in gita. Però, ora come ora, lo rileggerei? Probabilmente sì, mi rimarrebbe qualcosa, probabilmente no. Però comunque è stata una lettura che mi è piaciuta molto, però ero più piccolina e forse in base al periodo, in quel periodo mi piacevano più queste storie romantiche d'amore. Il prossimo è Se il mio sole anche di notte. Se il mio sole anche di notte lo rileggerei? Sì, mi lascerebbe qualcosa? Penso di sì. Perché questo qua è stato uno dei miei libri preferiti, perché mi è piaciuto un sacco, non lo so, proprio avevo qualcosa che mi affascinava. Adesso non ricordo nulla praticamente di Se il mio sole anche di notte, però lo rileggerò sicuramente appena avrò un po' di tempo. Le ultime due letture veloci sono Will ti presento Will di John Green. È una lettura che è veloce, però dovete essere concentrati perché vi potreste perdere. Praticamente, se non ricordo male, sono queste due storie di questi due Will che si intrecciano, ma non ricordo bene. Però ricordo che ho iniziato a capire il libro a metà libro, cioè fino a metà libro io leggevo ma non stavo capendo cosa stava succedendo nel libro, poi finalmente ho trovato un senso. E l'ultimo libro veloce da leggere per quest'estate io vi consiglio Cercando Alaska. Cercando Alaska è stato uno dei miei libri più combattuti da leggere, non dico uno dei miei preferiti, uno più combattuti, perché ogni tanto mi fermavo, poi per sbaglio ho strappato pagine, no, non è che ho strappato pagine una, però sì. È un libro veloce da leggere anche perché sì, è grande, una mattonella, è di 400 pagine, però potete vedere anche voi i caratteri, è scritto abbastanza grande, poi con tantissimi spazi. E anche questo qua è di John Green, io ho letto tutti i libri di John Green, tranne uno che si chiama tipo, non lo so, vi metto qua la copertina, quello che non ho letto. Lo leggerò? Sì, probabilmente sì. Comunque questo qua è l'ultimo libro che vi consiglio di leggere quest'estate. Scrivetemi in un commento qua sotto se avete letto, se dovrete leggere dei libri e quali sono. E nulla, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto andatemi a seguire su Instagram e su TikTok. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ma prima devo salutare un sacco di gente. Mi è stato richiesto di salutare alcune persone. La prima è già da testa, metto qua il commento. La seconda persona che mi ha chiesto di salutarla si chiama Nomi Surace, metto sempre qua il commento. La terza ragazza che mi ha chiesto di essere salutata si chiama Marta Fanara, metto qua il commento, mi ha detto che sono fantastica, grazie, anche se non è vero. Allora, non so se ho dimenticato qualcuno a salutare, però ho trovato solo queste tre per ora scorrendo. Ditemi se non vi ho salutato e volevate essere salutate, scrivetemelo qua sotto. Comunque, se volete essere salutate, salutati, quello che vi pare, scrivetemelo qua sotto nei commenti che io vi saluterò tutti, cercherò di salutare tutto il mondo. Cioè, il problema è che io me lo dimentico, non è altro. Quindi, sì, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.